La vastità non è una forma di superbia per poter cominciare a parlare di qualche cosa al di sopra o di più grande, anzi è una questione di non umiltà ma di modestia, per rendersi conto di quanto è modesto in questo momento il tempo e la richiesta di crescita, è troppo modesto. Allora la vastità dovrebbe lavorare nell'apertura, con quello che io chiamo l'assillo, con quello che io chiamo il daimon, con quello che io chiamo la forza d'antenna, antenna intesa come riferimento d'energia, stazione, una specie di antenna che capta, per poter non accettare più la propria vita e basta, per non poter accettare più la propria malattia o la propria fortuna e basta. Tutti ci parlano di sicurezza in questo momento, ma è semplicemente la sicurezza, la necessità delle persone di tenerci sotto controllo, sotto comando, differenza tra potere e potenza. Ci vogliono togliere la potenza. La vastità dovrebbe ampliare questo augello, questa cosa che si è ristretta, che si è atrofizzata in tutti i campi, dall'arte, e quindi smettere di essere soltanto uomini. Uomini soli può non interessarmi, ma soltanto uomini, cominciare a passare dall'umanità alla sovrumanità. Forse potremmo cominciare appunto a parlare meno di fortuna, meno di felicità e cominciare a parlare di scavo, perché la fortuna è cava. La fortuna cava vuol dire che ti toglie, ma è anche scavata. E allora rode, qualcuno può dire rode a te signore non essere più uomo. Allora, da scavare, da piallare, per poter arrivare all'essenza, io la chiamo la sesta essenza. Non mi accontento della Chiesa che parla di religiosità, mi interessa più la spiritualità, la trascendenza, l'antropologia, la filosofia, l'arte, che dentro detiene tutte queste felicità, quindi gli ingredienti li lascio all'idiozia della televisione e dei suoi cuochi. Cosa c'entro io? La gente dice cosa c'entro? Ecco, quando ci renderemo conto che facendo cadere un albero in Amazzonia ci sono dei problemi qua, uno può dire ma abbiamo degli alberi così lunghi? Ecco, non è questo il tema è uno spostamento, quindi la responsabilità, noi siamo responsabili profondamente dell'onda d'urto, ce lo sta dimostrando la natura, nella natura lo stiamo capendo, i mari inquinati, il petrolio, stiamo capendo che siamo responsabili, non lo capiamo nella profondità dell'essere umano, non lo capiamo nell'anima, non lo capiamo nelle potenze, non lo capiamo nell'arte, lo vediamo solo nelle cose che ci danneggiano, quindi dovremmo cominciare ad essere responsabili a prescindere e a trascendere. Con la legge dell'ognuno fa quello che vuole, che è una legge profondamente alta, se fosse sul concetto di volontà, ma siccome è un tutto quello che voglio, per dire lo faccio, non mi interessa che cosa però ne ha danno l'altro, non mi interessa a che cosa cavo agli altri, allora a forza di fare ognuno ciò che vuole sotto il proprio tetto, chiedo solo una cosa, smettiamo di protestare. Io non sopporto più la protesta, non sopporto più che si protesti per inquinamento, mafie, che tutti si venga ai festival della filosofia, della spiritualità, della letteratura, a dire basta con, poi torni nelle tue case e non scrivi, non dipingi, questo è metaforico, non inventi, non pensi. Allora è inutile lavorare, fai l'attore quanto vuoi, fai il comico, diverti, venditi i tuoi quadri, i tuoi librini, porta la tua famiglia col denaro, i privilegi, la casetta, la tua barca, fai quello che vuoi, però togliti dallo strato sociale e lasciaci vivere in un altro pianeta.